Allora, una vittoria importante, 9 punti in 3 partite, insomma, un altro Catanzaro si vede veramente una squadra con uno spirito incredibile, magari naturalmente con qualche limite, però insomma con uno spirito incredibile. No, abbiamo fatto una grande partita, lo sapevamo che era molto difficile, ce l'aspettavamo proprio così, come poi è successa, molto intensa a livello agonistico, molto dura, bloccata a livello tattico. Siamo stati bravi a cogliere l'attimo all'inizio del secondo tempo, una bella combinazione, un bel cross, una bella chiusura, e poi abbiamo sofferto, ma era giusto perché comunque abbiamo incontrato un ottimo Cosenza, una squadra fisica, tecnica, che ti mette in difficoltà. Quindi direi una grandissima soddisfazione per tutto l'ambiente, per noi, e di questo devo ringraziare in primis i ragazzi, perché comunque sono stati anche molto intelligenti in settimana a non sentirsi troppo sicuri, a essere comunque carichi, ad avere l'approccio giusto, perché sapevamo che era una partita di questo genere, quindi abbiamo condotta proprio nel campo che avevamo studiato, insomma è stata più a livello mentale di cogliere l'attimo giusto che a livello fisico e tattico, perché comunque i derby e poi anche come eravamo messi in campo le due squadre, gli spazi erano molto pochi. Mister, forse paradossalmente insomma rimane il rammarico per quel mese insomma di gennaio in cui avete dovuto giocare in pienissime emergenze, insomma avete perso qualche punto di troppo, no? Sì, c'è stato un periodo in cui la squadra comunque ha sempre fatto buone prestazioni, ma non aveva le caratteristiche, aveva poche armi a disposizione, è stato un peccato perché lì abbiamo lasciato qualche punto. Tra uscite e entrate sono state più le uscite che le entrate in un certo periodo, e quindi abbiamo lasciato qualche punto per strada pur facendo delle buone prestazioni. Però in queste tre gare ci siamo riequilibrati, compattati, c'è un grande spirito di squadra, lo si vede anche in mezzo al campo, ci sono le caratteristiche giuste, quindi squadra combattente che lavora bene e che comunque sta finalizzando, perché comunque al di là del gol abbiamo creato anche qualche altra cosa, quindi di questo sono contento. Adesso chiaramente la soddisfazione è grande perché il derby è sentitissimo, però dobbiamo avere adesso la grande umiltà di rimanere con i piedi per terra, perché sono convinto che continuando a lavorare possiamo ancora toglierci altre soddisfazioni. Visto il derby sbloccato da un episodio alla fine. Sì, un episodio, però siamo riusciti a cogliere l'attimo, un episodio comunque creato da noi con un bel cross e una bella chiusura, forse nell'unica sbavatura della difesa loro che si è fatta cogliere un po' impreparata a livello centralmente, perché per il resto hanno difeso molto bene in massa, così come abbiamo fatto noi poi anche dopo il gol. Il derby è questo, insomma, magari non c'è stata una grandissima fluidità di gioco perché è stato spezzettato, nervoso, contratto, ma lo sappiamo, insomma alla fine mentalmente forse siamo stati un pizzico superiori a cogliere l'attimo giusto. Misero un paio di punti per la salvezza e poi? Adesso di partita in partita, adesso c'è questa partita che io temo molto, perché la Versa Normanna ha preso una grande fiducia con la vittoria a Ischia, e quindi magari noi con queste tre vittorie dobbiamo riuscire a continuare a volare basso, a testa bassa e pedalare, perché tutti i campi sono difficili, e quindi vediamo adesso di partita in partita che facciamo ancora i nostri punti che ci servono per la permanenza in categoria, però soprattutto cerchiamo sempre di migliorare, perché al di là di quelli che giocano comunque c'è un gruppo che lavora, anche quelli che non giocano hanno i comportamenti giusti e si fanno trovare pronti nel momento giusto, nel momento appropriato. Per esempio Orchi, che ha fatto due partite in entrata e l'ha fatte eccezionali, senza sbagliare niente, con grande cervello, grandi tempi. Ecco, questo deve essere il monito per tutti i giocatori che stanno fuori: lavorare e farsi trovare pronti. Mister, quanto margine di crescita c'è ancora in questo Catanzaro? Ci sono dei giocatori che ancora praticamente lei non ha potuto schierare, quindi immagino che ancora c'è la possibilità di crescere abbastanza. Sì, che sono bravi, che sono pronti, però adesso siccome la squadra gira bene e come magari è difficile per loro trovare posto, sempre che quelli che stanno giocando continuano a lavorare così in settimana. No, però sono contento perché, ripeto, anche fuori, come ho detto prima, ci sono giocatori validi, anche di grosso spessore tecnico, e se lavorano sempre come stanno facendo gli altri in funzione del collettivo. Oggi per esempio sono stati dei giocatori che forse hanno brillato un po' di meno, tipo Mancuso, Razzitti, magari in fase conclusiva, però hanno fatto un grande lavoro sporco per la squadra, che è quello necessario in queste categorie per vincere, quindi oltre al centrocampo che comunque ha retto bene, una difesa sempre lucida e limpida, quindi di questo sono contento. E speriamo di continuare su questa strada. Che dice due parole su quel ragazzino con la maglia numero 7?
Oggi ha fatto un bel compleanno e poi è un po' il nostro regista occulto, è il collante di questa squadra, grande mentalità e lo spirito che incarna un po' quello che deve essere il giocatore. E magari lui con qualche parolina, con delle cene che fa in settimana, riesce a tenere tutti uniti e a far volare sempre basso i giocatori. È un giocatore importantissimo, più di quello che fa in campo, anche quello che fa fuori è molto importante. Si farà. Prego.